Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e oggi vi parlerò di Gravity. Questo video conterrà spoiler, oltre al mio ciuffo che rimarrà così per praticamente tutto il video perché ho i capelli puliti. Io mi ricordo che quando uscì questo film praticamente tutti l'avevano visto. Se non l'avevi visto, non hai visto Gravity, in pratica non eri nessuno, io ero tra quelli che non era nessuno perché non l'avevo visto. Inizialmente io credevo di non aver mai visto un film di Alfonso Cuarón, poi dopo sono andata a vedere i suoi film, in realtà ho visto quello di Harry Potter, ho visto I Tu Mamma Tambien e soprattutto quella piaga sociale che è La Piccola Principessa. Sicuramente quel film l'avete visto se a casa vostra si prende Italia 1, perché praticamente lo fanno sia sotto Natale sia ad agosto quando c'è un buco di programmazione. Quello e i film di Steven Seagal sono un classico. È quel film della bambina super ricchissima che da super ricchissima piccola principessina di papà finisce a morta di fame Cenerentola. Alfonso Cuarón nei suoi film fa praticamente tutto, li scrive, li dirige, li monta. Nel 2007 ha buttato dentro anche il figlio Jonas nello scrivere sceneggiature, che ha scritto anche questa sceneggiatura. E diciamo, questo film ha molti aspetti positivi, ma la sceneggiatura non è per nulla tra questi, proprio no. Una delle cose interessanti di questo film, secondo me, è l'aspetto registico. Soprattutto nella prima parte ci sono quelle riprese vorticose che ricordano molto, secondo me, i videogiochi, la simulazione virtuale, una cosa che nel cinema non è mai stata sperimentata più di tanto, soprattutto con il 3D. Quindi secondo me, se l'avete visto al cinema, è una cosa nettamente diversa rispetto a me che l'ho vista a casa. Sono davvero felice che il cinema stia andando anche verso questo senso, perché secondo me è un punto di indagine molto interessante che può unire proprio simulazione virtuale, qualcosa di fighissimo. Soprattutto all'inizio film la prospettiva cambia continuamente, quindi lo spettatore ha proprio questo senso di fluttuare, perde continuamente la prospettiva, provoca uno stato d'ansia che secondo me è molto aderente a quello che può provare il personaggio, quindi crea subito immedesimazione. Molto simile alle cose che succedono nei parchi divertimenti. Io ho fatto il cinema interattivo, una cosa del genere, a Disneyland o all'Universal Studios, non mi ricordo. Praticamente tu fluttui in aria, hai tipo una barchetta con dei posti e sotto non c'è nulla, quindi tu stai seduto nella tua seggiolina, sotto non c'è niente e fingi di volare sopra le cose. Io quel giorno ho fatto un errore gravissimo, avevo messo delle ballerine d'aria perché ho detto così sta più comoda, yeah. In realtà tirando su temevo tantissimo che mi cadessero di sotto, quindi rimanessi senza scarpe durante tutto, perché era praticamente un luogo dove non si poteva andare. A parte questo aneddoto poraccio, torniamo alle cose serie. Come vi ho detto, questa direzione mi piace tantissimo, però allo stesso tempo capisco che sia molto difficile farla durare per un'ora e mezza di film, insomma non può reggere. Allo stesso tempo ha una cosa negativa, una positiva. Quella positiva è che subito lo spettatore è catturato e coinvolto. La cosa negativa è che il resto del film, senza quell'elemento, sembra più noioso di quanto in realtà non sia. Questo se ci mettiamo che la seconda parte è sorretta da una sola attrice, solo da Sandra Bullock che parla da sola e solo con rumori vari, è un po' difficile, diciamo, il confronto. Secondo me questo film ha tantissimi spunti positivi e nuovi, però secondo me sono stati troppi e quindi risultano tutti dei bambini abbandonati, perché nessuno poi viene sviluppato realmente. Cuarón ha detto una cosa che io sinceramente non è che ci credo troppo. Lui ha detto che con la Bullock si sono preparati per mesi e mesi e mesi per moderare la respirazione, quindi per controllarla. Però anche l'ultimo corso di recitazione, poraccio, inizia a fare corsi proprio dalla respirazione, dal diaframma, quindi non credo che un'attrice non sappia come utilizzare il respiro, secondo me. In questo film si è puntato molto sull'audio, però secondo me si doveva puntare ancora di più, perché i rumori metallici che sente lo spettatore, che poi sono molto simili a quelli che sentiamo quando sentiamo le registrazioni provenienti dallo spazio, hanno veramente un ruolo importante. Altra cosa positiva e negativa, questo film è pieno di suspense, però allo stesso tempo è pieno di ripetizioni, quindi capisco come qualcuno possa averlo trovato veramente noioso. Secondo me doveva mantenere l'atmosfera molto più claustrofobica, così da mantenere vivo sia l'animo dello spettatore sia lo stato di suspense, star lì con il fiato sospeso. A me la sceneggiatura non è piaciuta, ci sono dei dialoghi che sono un po', insomma, non avvincenti, diciamolo tranquillamente, e dei dettagli, delle chicche che possono piacere a chi è appassionato di astronauti. Io non lo sono per niente, quindi io da pubblico medio sotto questo aspetto non avevo capito tutti i mille riferimenti per nulla proprio. La cosa che non mi è piaciuta della sceneggiatura è la costruzione del personaggio, in cui George Clooney fa George Clooney, Sandra Bullock fa Sandra Bullock, George Clooney fa il mattacchione dal cuore d'oro un po' mollicone, insomma come la pubblicità dell'Nespresso per capirci. Dall'altra parte c'è Sandra Bullock, che fa Sandra Bullock, la tizia sempre che si controlla, quella che un po' si sminuisce. Non riusciamo purtroppo a capire nei loro caratteri, nelle loro emozioni, se non tramite delle cose veramente un pochino banali. La storia biografica triste, la risata, la lacrima. Questi personaggi hanno delle caratteristiche perfette per un videogioco, però non per un film.
Quaron mi ha detto che questo film parla di una rinascita, e secondo me lo è, però secondo me ha utilizzato dei codici un pochino troppo espliciti, alcuni molto belli, però molto molto espliciti. Tutta questa attenzione così enfatizzata su quei codici li rende un po' banali. Durante il film noi vediamo due rinascite, da una parte quella di Sandra Bullock, che dopo la morte della figlia praticamente sarà lasciata andare, ovvero far rinascere la sua forza di volontà. Dall'altra parte, è quella più interessante secondo me, riviviamo la nascita dell'universo. Il cambiamento a repentino, subito dopo essere arrivata all'altra navicella, Ryan diventa da cagnolino spaventato a persona come si deve. Se la prima Ryan praticamente sopravviveva lasciandosi andare dalla corrente e niente di più, la seconda Ryan vorrà tentare a tutti i costi di farcela, e lì c'è proprio una scena chiave quando arriva nella prima navicella, che si toglie la tuta, si mette in posizione fetale e vediamo i cavi che simulano quasi un cordone ombelicale. Inoltre l'illuminazione ricorda un po' quella del bambino del feto all'interno dell'utero. La scena è bella, però non è simbolica, nel senso tu stai dicendo esplicitamente allo spettatore: ehi, sta avendo un momento di rinascita, e quindi un pochino si sblocca, soprattutto perché è molto lunga, quindi è proprio enfatizzata, sottolineata. Questo livello così esplicito secondo me leva un po' l'importanza del significato a quel momento, nonostante sia una scena molto bella. Però il punto è che se il pubblico a scoprire l'emozione è tutto molto più forte, però se tu gli dai un'emozione preconfezionata... L'altro livello di rinascita secondo me è molto più interessante perché è meno esplicito. Da quando Ryan tenta tutti i costi di ritornare sulla Terra c'è praticamente un'esplosione, che potrebbe essere un Big Bang simbolico. Ryan arriva sulla Terra quasi come un asteroide, e non a caso arriva nell'acqua, che perché altrimenti sarebbe sfracellata per terra. Però secondo me c'è un altro motivo: le prime forme di vita sono nate proprio nell'acqua. Fino a qui poteva anche esserci che la mia lettura era semplicemente una cazzata data da motivi semplicemente razionali. Però secondo me dopo questa cosa c'è un'enfatizzazione registica molto forte sul primo piede che lei mette sul bagnasciuga. C'è questo primo piano sugli arti di Ryan che arriva sul bagnasciuga, e poi lei barcollando che tenta di camminare e andare oltre. Ok, razionalmente cammina con difficoltà perché è stata tanto tempo a gravità zero, però non era così in difficoltà, diciamo, quando stava nell'acqua. Inoltre, proprio per quel finale è stato utilizzato un metodo di ripresa diverso. Tutto il film è stato girato in digitale, ovviamente. Per quella scena finale, Cuarón voleva una veridicità della scena molto maggiore, quindi hanno utilizzato un 65 mm. Questo passaggio ha ripercorso la nascita della vita sulla Terra, secondo me. Io trovo quest'altro percorso molto meno banale rispetto al primo. Purtroppo la sceneggiatura ha dei vuoti, dei buchi immensi, riempiti con cose che non hanno assolutamente alcun motivo di essere lì, non ci danno niente in più. Molto banale secondo me è la scena in cui Ryan rivede Clooney, l'allucinazione di personaggi morti che rincuorano i sopravvissuti è vecchia. Poi se ci mettiamo che in realtà quella scena però non sapeva come scriverla, è stata una notte a tentare di scriverla e riscriverla per concludere un po' il personaggio di George Clooney. Alla fine non c'è riuscito, gli ha detto: ehi Clooney, scriviti da solo la scena. E praticamente Clooney, così un po' come il tutto fare di casa, se l'è scritta, e praticamente pare una pubblicità del Nespresso pure questa. Nespresso? What else? Sandra Bullock riesce a reggere tutto il film, però è veramente senza infamia e senza lode, insomma un po' lì sul serio risicato. Sarebbe stato molto meglio se il pubblico poteva immedesimarsi in lei, purtroppo non è stato così, non ci hanno dato proprio i dati per tentare di immedesimarci in lei. Questi personaggi per tutto il film rimangono Sandra Bullock e George Clooney, e basta. Cuarón si è concentrato sulla regia e ha lasciato proprio così nel dimenticatoio tantissime cose, e la riempite con semplici cliché statunitensi del cinema americano, nonostante lui non sia statunitense. Per esempio, tutta la reazione a catena non a caso è provocata da un satellite russo. Non è una cosa nuova che nel cinema statunitense, quando il paese ha dei problemi con un determinato paese, c'è cioè una guerra fredda o guerra materiale, tutti i cattivi di quel film saranno sempre di quella nazionalità. Un po' come negli anni 90, che c'erano sempre quei film su dei terroristi che prendevano l'aereo presidenziale ed erano sempre russi, proprio durante la guerra fredda. Oppure nelle serie TV mi hanno in mente NCIS, dove il cattivo è sempre un islamico. Qui cosa accade? Che la Russia distrugge un suo satellite e non avvisa tutte le altre missioni, così da creare una sindrome Kessler, che è stata ipotizzata realmente nel 78 da uno scienziato. Altro cliché: le altre stazioni in cui andrà Ryan sono sempre messe male, poco tecnologiche, e sono una cinese e l'altra russa, che insomma non è che sono proprio gli amici del cuore degli Stati Uniti. Ok,
cuorone messicano. Però il film è destinato a un pubblico statunitense. Cosa assurda del film è che io non credevo, è che il film ha avuto tantissimi cambiamenti e tantissimi contrattempi, perché le parti dei due protagonisti sono state praticamente richieste e date a mezza Hollywood, e mezza Hollywood le ha rifiutate. Per la parte di Sandra Bullock l'hanno chiesto prima a Angelina Jolie, che poi ha rifiutato. Poi a Natalie Portman, che è rimasta incinta e quindi ha rifiutato. Poi a Rachel Weisz, si dice così. Poi a Naomi Watts, che ha rifiutato. Poi a Marion Cotillard, che io non so che cosa poteva c'entrare Marion Cotillard in un film simile. Boh. Inoltre l'hanno proposto a Abby Cornish, che non conosco, Carey Mulligan, Sienna Miller, Scarlett Johansson, Blake Lively, Rebecca Hallo e Olivia Wilde. Tutte hanno rifiutato. Che poi è assurdo, perché hanno richiesto proprio attrici random, diversissime tra loro, sia per i ruoli, sia per le cose. Boh. Anche per la parte di Clooney avevano richiesto a mezza Hollywood. Mezza Hollywood gli ha detto ciao. Prima hanno chiesto a Robert Downey Jr. Prima lui ha detto sì, ok, facciamo il progetto. Poi ha detto non c'ho da fare, scusate. E dopo di lui hanno contattato Daniel Craig, Tom Cruise, Tom Hanks, Harrison Ford, John Travolta, Bruce Willis, Russell Crowe, Kevin Costner e Denzel Washington. Dopo tutto questo già hanno preso in considerazione George Clooney, proprio i più amati di Hollywood. Cuaron per questo progetto è stato molto aiutato da James Cameron per gli effetti visivi, le sue esperienze con Avatar, eccetera eccetera. Ha curato molto gli effetti realistici, anche se secondo me, insomma, non è che hanno un effetto meraviglioso. Ha fatto recitare gli attori in delle scatole illuminate proprio per poi proiettare le luci adatte sul volto quando hanno il casco, però sinceramente sembra quasi finto, a me non ha colpito per bellezza quel dettaglio. Per prepararsi al ruolo, Sandra Bullock ha parlato con un vero astronauta, Kelly Coleman. Il film è pieno di queste chicche, sia il numero della missione, se siete super appassionati di missioni spaziali potete cogliere e dire wow, io non sono appassionata quindi non ho detto wow. Si vociferava che per la NASA desse delle pillole per suicidarsi in caso di emergenza. In realtà è stato appurato che probabilmente non è così, ma semplicemente tolgono l'ossigeno, un po' come si vede nel film, e si ammazzano così. Nei casi proprio dove se la vedono brutta gli astronauti. Sempre in quella scena si sente un rumore con un cane che abbaia. In realtà quello è riferito ad uno dei film del figlio di Cuaron, che non ha visto praticamente nessuno, nemmeno io. Un'altra piccola chicca è che Cuaron durante le scene sott'acqua alla fine del film teneva il respiro tanto quanto lo teneva Sandra Bullock. Inoltre la voce che si sente dalla base è in realtà la stessa persona che faceva la voce in Apollo 13 o 11, oddio, un vuoto di memoria. Se siete super appassionati di missioni spaziali e avete notato qualche altra cosa interessante nel film, ditemele, io non l'ho notato. Se conoscete un altro film più bello addirittura per il 3D, oppure anche voi avete rischiato di perdere una ciabatta mentre stavate in parchi divertimento, fatemi sapere, così da non essere la sola che lancia ballerini in giro. Spero vi sia piaciuto questo video, ciao!